O Signore, Padre dell'infinito, dei cieli e di tutti i pianeti. Altrimenti ho detto al grandissimo Pizzo che è qua con me. Ciao a Che tutti. ora me lo porto in giro con la moto, faccio un bel video per voi. Alla domanda. Ho detto, che cosa c'è dentro quella busta? Ho aperto la sella, giustamente. Piccolo tic. Ho aperto la sella per mettere la busta dentro. E lui mi ha detto a me, oh grande maestro, c'è il vino dentro, e l'ho fatto io. Si è lodato sempre alla DOC. Alla look, sempre. Buonasera a tutti, alla DOC Romolo, e con il motore delle tenebre, che è pronto per la grande passeggiata con Pizzo. Ciao a tutti, il motore più grande di Yamaha di Valentino Rossi. Giustamente il pozzo è pieno. Quando hai bevuto stamattina? Niente. Come niente? Due, tre bottiglie. Oh la madonna, due, tre bottiglie! No. E mentre bottiglie siamo fatti insieme? Ma di noi si fa così, oh. Mo' lo faccio prendere in moglie aria fresca. Aria fresca? No, no, Aria no, pura? no, 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 Questa sera faccio stare il pizzo fresco. Alla doc! Ecco Pizzo, bene, siamo pronti Pizzo, alla doc, vai! Allora Pizzo, cosa c'è da dire? Oh, metti sul piede! Metti, maledetta primavera! Metti sul piede! Maledetta, meno male che non ho accelerato, mo' Pizzo doveva cadere! Maledetta, oh, sei pronto? Oh, no, oh, ecco qua, oh! Ecco, Ecco! Non posso accelerare, sono questo qua aperto. E se prendo questo, poi faccio il mio affrettato. Pizzo, vuoi dire qualcosa? Ciao a tutti, il più pericoloso di Valentino Rossi, questi Romeo, capito? Guida! Guida! Buonasera a tutti alla DOC Romolo. Giustamente stasera ci mangiamo una bellissima cosa, sangue chiama sangue. Guardate. Adelchiac. Fegato di manzo. Alla gioc, che poi ti faccio un chesso. Ma dai! Ma dai! Viva! E da dov'è? Che vi, maledetta primavera! Questo me lo sono tenuto da parte, quel gioco che sono andato da Giovanni al Sigma di Brescello, ero congelato. La settimana prossima, no, ma tra l'altro non sono tutto felice. Quando ho i soldi mese prossimo, mo da pente stavolta, sai quanto? 20 euro ne prendo, dai! Uno sano, grosso così, sta 40 euro. Mi vedo mezzo, a culo prima che mi fa pure lo sconto. Un saluto speciale al Famila di Brescello, al direttore Mattia, Maria, i due Luigi, Dennis, Veronica e tutte le ragazze e altri colleghi che lavorano al Famila di Brescello. Un saluto speciale al manager, alla DOC, Alessandro, tutti i gruppi. E poi salutiamo Alessandro Grifone e Mario Lesino. L'esegista! Lesimo, vabbè, meglio Lesimo. È un saluto speciale al mitico fratello
Giampaolo Milano e il grandissimo Cischi. E giro tutto il mondo alle danze, come si magna. Sale, pepe, aggiungiamo la candy camera, questo qui, alla doc. Faccio un caldo. Che mo fa su caldo? Siamo andati alla centrale lì, a della chiara, spogliscia la pila. Maledetta primavera. Bene, sale. E pepe, ma dai! Se dovete mangiare la carne cruda o cavallo manzo, ricordatevi la magia, la parola magica, sale e pepe. Bene, da brescello, aradocco rovo, fegato di manzo, sono cretini che facciano schifo, maledetto, perché qua si assega, capito? Raschia. Qui ci vuole il coltello da macello, maledetta primavera. Fegato di manzo alla doc, crudo e mangiato. Ma dai! Dovrebbe tagliare meglio questo coltello da macello, diciamo, da macello, perché c'è la punta piatta. Questa macello non c'hanno la sega, perché la sega, la carne, la maltratti, la stracci, non va bene, devi fare così il taglio, guardate, vedi? Il taglio deve essere dritto, guardate, e qui da questa parte è stracciato. E non va bene, ma dai! Sono un po' nervoso oggi perché il motore va bene,
la mamma che mi guarda, che mi va bene, si sente proprio morto. Fino a nessuno mi ha detto niente, nessun vigile, carabinieri, cioè, polizia, che non mi ha detto niente nessuno per il momento. Tra l'altro non mi dicono niente, che la mamma ci fa troppo rumore, non va bene. A me non mi va bene, e devo cambiare. E mercoledì, maledetta settimana, mercoledì, io l'ho già prenotato la mammetta, mercoledì chiamo il meccanico Aldo agli Adana, mi guardo, beh, la mammetta, sì, ok, vengo, e non vedo l'ora. Stava a cagliato, non mi hanno detto niente, stava a cagliato, non mi dà fastidio, ma a me mi dà fastidio perché il rumore non mi piace, io voglio mettere la mammetta più silenzio, più silenziosa, più, è uguale a quella, solo che deve essere silenziosa. Il maestro deve anche portare rispetto, specialmente alle persone che non stanno bene, primo, e specialmente alla controlla che la persona sta riposando, che sia anziano, sia giovane, che fanno i lavori, ovviamente, che lavorano la notte, che fanno i turni, devo anche rispettare la controlla e rispettare le persone, giustamente, che non stanno bene. Anche, maledetta primavera, anche perché di fuori da casa mia c'è la casa di cura, c'è la gente che riposa, c'è lì, c'è anche mia madre, giustamente il rumore, penso che non stenderanno tutti quanti. A me mi hanno detto gli amici, no Romolo non fa niente, è così, è proprio così, non si sente troppo Romolo. A me non mi piace, se il maestro non piace deve cambiare la mammetta, maledetta settimana. Anche il meccanico ha detto, no Romolo hai ragione, fa un po' rumore, però è originale così, no non mi piace, se vuoi mettiamo un'altra mammetta, non rovina il motore, la vuoi più silenziosa, la mettiamo più silenziosa, se il maestro la vuole silenziosa, il maestro viene servito, perché guardate qua che cosa c'ho scritto io non vi... a me piace il silenzio, io c'ho scritto sul muro silenzio, guardate. Si vede? Eccolo qua. Come c'è silenzio dentro qui? No, a me piace la compagnia. Piace la compagnia, la confusione. Ma quando guidare mi piace il silenzio. Se per esempio la sera qualche volta mi viene a trovare qualche amico, se in realtà non va bene. Un condominio, dobbiamo soddisfare tutte le persone che dormono, che anche qui c'è gente che non sta bene, c'è gente che dorme, che fanno i turni, eccetera, eccetera. E funziona così, è la privacy. Dai! E la devo cambiare la mammetta, a tutti i costi. Maledetta primavera. Ma che? Ma che? Stasera alle 8:30 si va in diretta. 8:30 alle 9. Fino alle 10 però, eh. Ma che? Ma che? Arriviamo a 1000 però, mi raccomando, stasera mi faccio un bel crudo e mangiato in diretta, dai! Ma veramente manca poco, fa un'ora, fa mezz'ora, tanto già stava seguendo, dai! Per chi ne capisce, il fegato crudo sia di mangio. Maiale no, a me non mi piace né mangiarlo cotto e né cucinare, mi fa schifo. Il cuore sì, il maiale va bene, cucinare. Carne di maiale la mangio cruda, perché piace, secondo i gusti. Allora, il fegato di manzo e cavallo,
E di vitello, se dovete mangiare, la procedura è quella, sale e pepe. Quello di vitello è talmente dolce che se squagmo, magari lo trovo quello di vitello, e gli è carie. Ma vedete tutti. Giovanni non ce l'ha, neanche il fame. Devo andare a vedere, boh, se sta là. Ce l'ha touch! A qualche altra parte. Per esempio, al famela di Viadana, che è grande, dove va mio padre a spendere, fa la spesa tutti i sabato, che prende le alici, lì. Probabile che c'è. Madre! Ma oh! Ecco un gol! Un gol! Un gol! A quando un gol? Un gol! E tu? Dai! Madre! Madre! Si chiede il lupo sempre quando si mangia un sangue, chiama sangue, si vuole il lupo. Dobbiamo andare avanti con questo vino. Se non finisci questo vino, domani sì, senz'altro, prenderà il lambrusco, quello... Anche se non è come quello che ha preso ieri, avanti ieri, che non sia questo però, più scuro. E niente, che vi devo dire? Io vi ringrazio come sempre, quindi prima, via però, ci aggiorniamo domani. Maledetta sentite, ci aggiorniamo domani, come sempre. Perché vi sto considerando che video facciamo giorno sì, giorno no, ieri pranzo e cena, stasera cena e pranzo. Allora, ieri ho fatto la cena, io oggi ho fatto pranzo e cena pure, domani cena e domenica cena. Bene, io vi ringrazio come sempre, vi amerò, vi auguro una buona serata a tutti quanti, e che vi dico, speriamo che mi portate sempre fortuna in tutto. Vi voglio bene, alla doc, sempre alla doc Romo. Buon consuelo, azzeccato posso perché da mia. Madre! Un saluto speciale anche a tutto Bergamo, Piacenza, Roma e Milano. Mamma! E anche l'Inghilterra. Ah, oh, dai! Madre!